Qualche giorno fa Giopizia ha pubblicato un video in cui parla di pensioni. Le pensioni in Italia sono un grosso problema e quindi sono contento che ne abbia parlato. Ciononostante non ho potuto fare a meno di notare che nel video ci sono delle cose poco chiare o dei veri e propri errori, che adesso vi mostro. Anche lo Stato ha deciso di essere ricco e generoso, andando a creare un sistema pensionistico strutturato sul modello retributivo. Il modello retributivo è un modello in cui la tua pensione viene calcolata in base al tuo ultimo stipendio. In questo modo lo Stato ci darà molti più soldi di quanti noi in tutta quanta la nostra carriera abbiamo mai dato. Stiamo fregando il sistema. No, non si sta fregando il sistema. Il sistema era quello. Non si sta facendo una cosa non prevista. Quando i politici hanno deciso di creare le pensioni retributive, l'hanno fatto sapendo benissimo che sarebbe successo questo, cioè che le pensioni sarebbero state molto più alte rispetto ai contributi versati. Quindi non c'è nessuna fregatura, o meglio, la fregatura ce l'abbiamo noi, o i lavoratori adesso che pagano delle pensioni troppo alte. Ma quando è stato creato questo sistema, è stato creato apposta per avere delle pensioni così alte. Non c'è nessuna fregatura, non ci sono i lavoratori che fregano il sistema. Il sistema era quello. Il governo ci darà una pensione così miserabile che alla tenera età di 70 anni dovremo cambiare radicalmente il nostro stile di vita. È quella di cominciare a vedere la pensione non più come un diritto, ma come una conquista. Sì, sono d'accordo. La pensione può essere vista come una conquista e forse sarebbe meglio, ma la conquista deve essere onesta. Non è possibile che se io risparmio per pagarmi una pensione, questi risparmi vengano presi da altri che hanno delle pensioni incredibilmente alte senza che venga lasciato nulla a me di ciò che io ho risparmiato. La conquista deve essere fatta con i miei soldi senza che nessuno me li prenda. I politici di oggi non si preoccuperanno mai del futuro, perché la maggioranza della popolazione italiana è fatta di anziani. Anziani che pensano sull'ora, sull'adesso. Il problema è che la pensione arriverà nel futuro e per noi sarà un attimo complicato, quindi non faranno roba per noi. Sostenere che i politici non guardino al futuro perché la maggior parte degli elettori sono pensionati è molto semplicistico. Se fosse così non si capisce perché hanno deciso di implementare le pensioni retributive nel 69. Nel 69 i pensionati erano molto pochi, la maggior parte della popolazione italiana era giovane e quindi se avessero dovuto guardare al futuro perché la popolazione era giovane non avrebbero mai implementato il sistema retributivo. Il sistema retributivo non può funzionare nel lungo periodo, è un sistema destinato a fallire, ma bisognava avere dei voti. E quindi si è deciso di fare questa cosa qua, si è guardato al presente. I politici non guardano al futuro non perché ci sono i pensionati, ma perché devono arrivare alle elezioni e quindi guardare al futuro può essere sconveniente. Se per vincere le prossime elezioni conviene elargire bonus o aumentare le pensioni adesso facendole poi pagare in futuro, si alzeranno, si daranno bonus. Dobbiamo cominciare a costruirci già ora la nostra pensione con una serie di strumenti e uno dei più sicuri è quello del fondo pensione. Sono d'accordissimo, concordo assolutamente con Giopizi. I fondi pensione sono una delle soluzioni in quanto lo Stato si è dimostrato incapace di gestire le nostre pensioni e quindi dobbiamo pensarci noi. È un'ottima maniera per mettersi mentalmente in testa l'idea del ok, ci devo pensare io al mio futuro, lo Stato da solo non può fare granché. No, non è che lo Stato non può fare granché, lo Stato può fare molto e lo sta facendo, ci sta danneggiando. Per regole decise prima, per avere più voti in quel momento, siamo costretti a pagare tantissimo oggi. Per esempio si può cominciare a eleggere una classe politica di persone che vivono nel presente ma che pensano davvero al futuro. Come detto prima, i politici italiani non pensano al futuro storicamente, quindi forse cercare un nuovo politico che risolva i problemi non è la cosa giusta da fare, perché è quello che si sta cercando da fare da sempre. Ovviamente in ogni elezione tutti gli elettori sperano, pensano di votare un politico che risolva i problemi, ma se lo Stato italiano, i politici italiani non hanno mai risolto i problemi delle pensioni ma li hanno solo aumentati, forse è il momento di staccare le pensioni dalla politica. Non c'è nessun motivo per cui le pensioni debbano essere gestite dallo Stato. Siamo più capaci noi di gestire i nostri soldi. La dimostrazione è evidente. Lo Stato ha fatto una cosa che nessuna società privata avrebbe fatto. Provate a immaginare se, andando in un fondo pensione, vi dicono «Guarda, tu puoi darci 100 euro ogni mese e noi non lo investiamo, lo diamo subito a dei pensionati attuali. Poi in futuro, quando tu andrai in pensione, vedremo
chi è che pagherà la tua pensione? Non lo sappiamo, forse sì, forse no. Quanti di voi andrebbero a investire in un fondo pensioni così? Quindi, visto che gli individui sono molto più attenti dello Stato nel gestire i propri soldi e le proprie pensioni, perché dobbiamo dare il potere allo Stato di gestire le nostre pensioni e il nostro futuro? Oppure potremmo cominciare a rivalutare il nostro concetto di italianità, su chi è italiano. Gli stranieri che possono venire già in questo paese in età lavorativa e cominciare almeno a tamponare il nostro sistema previdenziale. Sì, questo è un metodo, ma è un metodo giusto? In pratica stiamo dicendo un nuovo immigrato, magari povero. Sì, dai, vieni da noi, lavora, paga i contributi, quindi lavora onestamente e paga i contributi, perché così paghi le pensioni degli altri pensionati, non la tua. Che accoglienza incredibile, soprattutto se contribuisci a pagare le pensioni di quelli che magari hanno una pensione molto alta solo perché hanno smesso di lavorare nel momento giusto con le regole giuste. O addirittura un pomeriggio a caso potremmo provare per un istante a mettere un secondo in discussione questo tipo di capitalismo. Capitalismo sregolato. Capitalismo sregolato. Ok, di tutto il video questa è la parte che veramente non ho capito. Cioè, Gio Pizzi sta sostenendo che il problema delle pensioni italiane è causato dal capitalismo sregolato? In che modo esattamente? Il problema delle pensioni italiane non è causato dal capitalismo, è causato dal fatto che dei politici degli anni 60-70 volevano prendere più voti. Quindi mi sembra che sia un problema dello statalismo, non del capitalismo. Tra l'altro, Gio Pizzi si contraddice in questo video, perché adesso sta dicendo che il capitalismo ha causato i problemi delle pensioni, ma allo stesso tempo sostiene che per risolvere il problema delle pensioni, uno dei metodi è affidarsi a un istituto bancario, a un fondo pensionistico. Il fondo pensionistico è un privato e spinto dal profitto. Quindi sta dicendo che il problema è il capitalismo, ma che la soluzione del capitalismo non è chiaro. È riuscito a convincere le persone più povere che una patrimoniale sullo 0,2% del reddito dei mega ricchi sia puro comunismo e che andrebbe a danneggiare loro. Come potrebbe una patrimoniale risolvere il problema delle pensioni? Forse Gio Pizzi vuol dire che i soldi provenienti da una patrimoniale verrebbero utilizzati bene, ma non si capisce per quale motivo dovrebbe succedere questo. Lo Stato è decenni che gestisce male i nostri soldi e ne prende tanti. La tassazione in Italia è molto alta, anche se includiamo l'evasione fiscale. Quindi per quale motivo con una patrimoniale le cose dovrebbero cambiare? Inoltre, invece che prendere soldi da chi ha guadagnato onestamente, perché non prenderlo dalle pensioni che sono troppo alte a causa di un sistema retributivo sbagliato? Questo non vuol dire prendere soldi ai pensionati, ma far sì che i pensionati non prendano troppi contributi pensionistici che paghiamo noi. Per concludere, le pensioni sono un problema complesso e soprattutto è un'ingiustizia verso i lavoratori attuali. È molto importante che se ne parli e sono contento che Gio Pizzi ne abbia parlato e che abbia suggerito di utilizzare un fondo pensionistico privato. Però bisogna capire anche qual è il problema, che non è certo il capitalismo, ma la gestione politica delle pensioni. E quindi è bene fare in modo di dividere lo Stato dalle pensioni.